A nome del Rettore del Politecnico di Milano e in nome della Repubblica Italiana, conferisco a lei la laurea in Ingegneria Elettrica. Lei potrà avvalersi del titolo di Dottore in Ingegneria, nelle forme e con le modalità e con le responsabilità previste dalla legge. Nell'esercizio della propria attività, lei dovrà operare con la dignità che la professione di ingegnere comporta, ispirandosi costantemente alle conoscenze scientifiche e alla propria coscienza, senza giacere ad interessi, imposizioni e suggestioni di qualunque natura. Complimenti. Grazie mille. Ciao. Bene, dai. Buon lavoro. Il documento più importante è la pergamena, che è il documento con cui che attesta che lei è ingegnere. Le verrà comunicato quando poterla ritirare, le servirà per i vari concorsi e per attestare che lei è la sua posizione. Arrivederci, saluto a famiglia. A posto. Ma diciamo anche un'esperienza dell'operatore nel riconoscere le tipologie di guasto, anche direttamente l'intensità di questo guasto, di questa anomalia. Come possiamo notare, su questa scheda è presente una maschera che è a ogni 50 Hz. A fine dell'analisi verrà redatto un report del nostro sistema è che in un punto precisato abbiamo un surriscaldamento. Questo surriscaldamento è dovuto probabilmente a uno sbilanciamento di potenza, di ionizzazione, il tipo di suono, quindi dire questo rumore di fondo che poi noi andremo ad ascoltare, è proporzionale al grado di ionizzazione. Valutare la temperatura di diversi punti nella stessa termografia. In questo caso noi avremo le nostre tre fasi, dove siamo andati ad analizzare le temperature di tutte e tre per riconoscere che la temperatura di una era più alta. L'operatore è in totale sicurezza, per cui non è mai a contatto con componenti in tensione, sempre a distanze di sicurezza. I costi di intervento sono minimi, come avevo anticipato prima, perché non ho nessun tipo di infrastruttura dell'isolatore, per esempio magari una crepa o un punto di instabilità strutturale che successivamente nel tempo, in caso di situazioni di tensione, improvvisi o condizioni imprevedibili, può portare alla rottura o a un guasto. Quindi tipo scariche parziali, quale esatto. Non so se... Ho capito, va bene. A posto, la ringrazio. Adesso le chiedo di... scolleghiamo un attimo l'audio e il video, decidiamo il voto, glielo diremo e poi faremo la proclamazione solo per lei. Ok? Va bene, grazie. Ancora un attimo. Rimanga connesso, sì. Thank you.